manovra messa su dal governo negli ultimi tempi prevede l'eliminazione di alcuni tribunali minori e delle sezioni distaccate dei tribunali, per cui si paventa anche l'eliminazione della sezione distaccata di Capri. L'eliminazione della sezione distaccata di Capri sarebbe veramente un disastro proprio per le caratteristiche dell'isola di Capri. Non bisogna dimenticare infatti che Capri è stata sempre sede di un presidio giudiziario, la pretura, quando erano ancora in piedi le preture, poi le sezioni distaccate di preture, quando furono istituite le preture circondariali e quando sono state soppresse le preture e sono rimaste i tribunali, Capri è stata sezione distaccata del Tribunale di Napoli, senza il minimo tentennamento da parte del legislatore. In questo momento si paventa la soppressione della sezione distaccata di Capri. Noi speriamo, auspichiamo come associazione degli avvocati dell'isola di Capri che un tale disastro non abbia a verificarsi, perché Capri ha bisogno del presidio giudiziario, qual è la sezione distaccata, e direi che addirittura è al pari della necessità e dell'esigenza di avere un presidio sanitario sull'isola di Capri. Come il presidio sanitario ha una sua esigenza, una sua ragion d'essere, così il presidio giudiziario deve esistere nell'isola di Capri, proprio per le caratteristiche dell'isola. Non bisogna dimenticare che Capri durante il periodo estivo ha un movimento di 18.000, che arriva fino a 18.000 visite giornaliere, c'è una microcriminalità che comunque ha bisogno di avere dei deterrenti. La eliminazione porterebbe ulteriori preoccupazioni non soltanto nella popolazione ma in tutti quanti gli altri che frequentano Capri e nell'amministrazione. Noi auspichiamo anche un forte appoggio da parte delle amministrazioni di Capri ed Anacapri nella lotta che noi stiamo mettendo su per mantenere la sezione distaccata del Tribunale di Capri.